Amici di Match Fishing, buonasera, bentrovati ancora sulle nostre piattaforme social YouTube e Facebook. Questa sera un grande ospite, un amico, un grande pescatore, ma soprattutto un grande boxer. Signore e signori, con noi in diretta, buonanotte, Ma Maurizio Stecca, perché mi confondo con tuo fratello Loris. prima. Esatto. Bisogna subito andare KO con te, così sono sicuro che non le becco. Maurizio Stecca, benvenuto su Match Ciao. Fishing. Ciao Ciao, come stai Maurizio. innanzitutto? Ciao, tutto bene, dai. Tutto per adesso bene, lo sai, nella situazione generale è male perché c'è un momento di fermo che questo maledetto Covid-19 ci ha un po' massacrato, Ti ha messo capito? capo usando un Sì, termine certo, scientifico, perché venendo dall'Inghilterra da un mese e che ci hanno bloccato, come vi do in anticipo la cosa, ci hanno bloccato il torneo di qualificazione olimpica, che eravamo a Londra, e niente, ci hanno fatto iniziare il torneo i primi 3 giorni, dal 14 al 17. E ce l'hanno bloccato e poi siamo dovuti ripartire con un aereo di soccorso mandato dalla rientrare. Farnesina per rientrare perché e il CONI, cioè il CONI e la nostra federazione insieme al CONI, siamo partiti il 3 di marzo proprio per arrivare al torneo, invece non ce Beh, l'hanno fatta. l'importante è che stiamo tutti bene, Maurizio. Per i nostri tanti amici telespettatori che ci seguiranno, ovviamente invitiamo tutti a un saluto, ma soprattutto a rivolgere delle domande al nostro ospite, a Maurizio Stecca, Sì. perché è stato per tanti anni un pescatore, un agonista, poi è diventato per ragioni professionistiche pugile a tempo pieno. Però vogliamo ricordare quello che è stato Maurizio Stecca, e questa è la carta d'identità che facciamo conoscere per chi non lo Partiamo, sapesse. Alessandro, partiamo visto che è stato a Londra, ma ha un bellissimo accento romagnolo. Partiamo a dire che è di Sant'Arcangelo di Romagna. Sì, Sant'Arcangelo. io sono nato a Sant'Arcangelo di Romagna. E per motivi poi di famiglia, dei miei genitori, del lavoro, mi sono trasferito a Rimini nel 70. E Quindi dal sei. 70, sì, dal 70 all'84 sono rimasto a Rimini. Però adesso non ci parli dalla Romagna, giusto? Ci parli dal No, Veneto, io sì, eh? da Casale sul Sile, provincia di Vogliamo Treviso. svelare a tutti dove si è trasferito il campione Maurizio Stecca. A Casale sul Sile abita 150 metri da un fiume meraviglioso, pieno di Certo. barbi, di cavedani, di storioni, di pighi. Insomma, non ti sei fatto mancare niente. No, allora intanto perché l'ho scoperto tutto, poi il paesino è piccolo, ci sono 15.000 abitanti, è un paesino tranquillo, tanto tutti i paesini vicino Treviso sono molto tranquilli, quello che è capitato è che c'è questa Perché caratteristica. sanno chi sei stato, quindi quando sono vicini a te tutti sono tranquilli, No, nessuno guarda, scherzarda. sono anche lei, ho conosciuto anche il sindaco nelle attività sportive che ci sono qua, perché qua è molto più frequente quello che è molto più praticato è il rugby. Sì, è vero, c'è una cultura del rugby in Veneto incredibile. Ah, guarda, qui poi le squadre hanno vinto anche il campionato quest'anno, poi sono stato alla Ghirada a Treviso di Benetton a salutare tutti i 200 bambini che ci sono quando fanno gli stage del rugby, ma qui no, no, qui funziona bene. Maurizio, Interessante. tra l'altro, con il rugby credo che ci siano molte analogie con il pugilato, perché Sì, sono due sì. sport di contatto, chiamiamoli così, dove a volte si è anche un po' rudi, ma c'è un rispetto dell'avversario, una cosa che in altri Tanto. sport meno di contatto forse non c'è. Certo, perché si combatte, no? Si combatte per fare una vittoria, si combatte per avere delle azioni vincenti, si combatte per mettere non in difficoltà cattivo l'avversario, ma mettere in difficoltà negli schemi di gioco, no? Che ci sono. Noi abbiamo degli schemi di dei colpi e gli facciamo magari delle tattiche diverse, non tecniche, ma delle tattiche per mettere in difficoltà l'avversario. Cioè, qui si lavora molto nel rugby di squadra. No? Si lavora molto, però ognuno deve gestire il suo ruolo che ha. E noi invece che poi vengono aiutati dagli amici dietro, quelli davanti, quelli di fianco, tutto. Noi invece quando siamo lì
siamo in due, io e l'avversario. E sì, quello che conta molto è anche il nostro allenatore che sta all'angolo, che riesce a vedere meglio tutti e due le nostre azioni, e il ring riesce a vedere meglio, perché poi questa esperienza mi ha portato come pugile, ma anche come allenatore della nazionale, perché io nel 95 ho chiuso l'attività da professionista, dal 78 al 95 ho fatto la mia carriera, e poi dai primi del 97 a oggi sono tecnico della nazionale, cioè insegnare quello che ho fatto io, ma non quello che ho fatto io come campione. Dargli tutte le possibilità ai ragazzi, e prima ai giovani, poi quelli adulti della squadra olimpica, tutto quanto, e adesso poi anche le donne, perché da 2-3 anni che seguo le donne, insieme al direttore tecnico Emanuele Renzini, che è il direttore tecnico sopra, io faccio il tecnico e gestisco molto bene le situazioni. Ascolta, Maurizio, giusto per dare ai nostri amici un po' chi è stato Maurizio Stecca quando era professionista agonista. Insomma, hai partecipato alle Olimpiadi nel 1984 a Los Angeles. Avevo 21 anni. Sì, 21 avevo 21 anni. 21 anni. Poi hai fatto 6 campionati del mondo, sì, di cui 4 vinti e 2 le hai buscate, mi sembra, sì, giusto? Sì, sì. Perfetto. Dopo ci racconterai qualche aneddoto su queste... Hai fatto 4 campionati d'Europa, 2 le hai date e 2 le hai prese, quindi siamo in pareggio. Sì. Hai vinto un titolo di campione italiano individuale, insomma in tutta la vita hai fatto, se non ricordo male, 150 combattimenti, e quelli dati di santa ragione, e poi hai fatto ovviamente anche tante gare di pesca, e poi iniziamo da di qui a raccontare ai nostri amici il Maurizio Stecca in versione pescatore, poi ci racconti tutto il mondo della box, che io ero affascinato, come sai. Sappiamo anche che hai avuto l'onore, non so se l'onere o l'onore, di incontrare personaggi come Cassius Clay, Mike Tyson, insomma non ti sei fatto mancare niente nella tua vita. Perché poi lo sai, quando sei ad alti livelli, tutto il mondo poi, ma anche sì, nel mondo del pugilato, è come quello che è il calciatore, no? Che magari ha sognato di vedere il Maradona, il Pelé, certo, il Beckenbauer di una volta, Platini, cioè tutti, un po' tutti anche i grandi campioni, no? Magari adesso Ronaldo, no? Nel tempo moderno oggi, tutto. Però poi dopo diventa, quando sei nei grandi ambienti, pensi che andare a toccare o andare a salutare i grandi personaggi negli altri sport, io ho sempre avuto una mia cosa, che io mi vergognavo andarli a salutare perché ero impacciato, perché sapevo... Ma che... provavi una forma di soggezione o era proprio un timore reverenziale? No, ero un timore, perché avevo paura di disturbarli. Ah, ho capito. E infatti è successo un fatto anche con Ciro Ferrara, con Gianluca, con Vialli, tanto va bene, all'inizio, quando sono diventato poi campione del mondo. Hai citato due nomi, giusto per ricordare a tutti i telespettatori che hai un grande difetto, che sei un tifoso della Juventus, e lì non te lo possiamo perdonare, mi dispiace. Non posso avere tutte le cose, ho quel difetto, io... Hai a che fare con due milanisti stasera, quindi... Allora, grande amico Arrigo Sacchi, grande amico mio, Arrigo Sacchi, mitico. Il mitico Arrigo, che tante volte ci incontravamo a Milano Marittima nel Deep Master con tutti i grandi personaggi. Poi mi è venuto a vedere il campionato, ecco, quel campionato del mondo che hai fatto vedere, che avevi guardato. Facciamolo vedere adesso. Proviamo a vedere se riesco. Ricordo questo mondiale con un certo Nolasco, che è stata... Sì. Ma quante ve ne siete date quella sera? Ah, guarda, è stato un match molto... ma c'era... Ecco, qui c'era Arrigo Sacchi. C'era quasi metà squadra del Milan. Lì dov'eri? A Milano, vero? Ero a Milano, sì, al Palalido. Al Palalido. È stato un avversario ostico questo Nolasco. Sì. Allora, nel mondo dilettantistico erano 3 riprese. Io sono riuscito a vincere 5-0 nelle 3 riprese, 5-0 perché
ero più tecnico ed ero più veloce. Pedro Nolasco voleva la corta distanza e voleva lavorare sempre a corta distanza perché era il suo tipo di genere di pugilato. Sì. Io nel mondo professionista mi sono dovuto adeguare un po', ho dovuto rallentare sulle gambe e sono rimasto un po' sulla tensione, mentre invece era più avvantaggiato Nolasco perché era già un professionista anche quando era dilettante, ecco, per dire, nella sua boxe. Io invece mi sono dovuto un po' calmare e rallentare nelle cose. Infatti, se si vedono i due incontri, uno che ho fatto le Olimpiadi, ero sempre in movimento avanti e indietro per 3 round, non mi fermavo mai, mentre nel mondo professionistico sì, mi muovevo, però non ero attivo come ero dilettante, perché a parte che qui avevo 29, va bene, gli anni, va bene, erano 5-6 anni in più, però il tipo di pugilato, perché qui dovevo fare 12 riprese, non 3. Certo, perché cambia completamente approccio alla gara, insomma, al match. Certo, sì, perché poi devi avere, a parte gli allenamenti, in 3 minuti, in 9 minuti, tu devi dare il massimo di te stesso, 9 minuti, con 1 minuto di riposo a ripresa, 3 minuti a ripresa, e ne devi fare 3, dovevi esplodere completamente tutto quello che, e potevi individuare immediatamente l'avversario, trovare i difetti, e trovarla e fare la capacità di metterlo in difficoltà. Ascolta, Maurizio, ma una cosa, come facevi a conciliare questi mondi completamente opposti, diversi, da un modo di essere aggressivo, sempre in movimento, frenesia, botte prese, botte date nel pugilato, e poi la calma, il silenzio, la tranquillità mentale di una gara, di una pescata, cioè, come fai quello. A passare da un posto all'altro? Ma è quello, era il momento che io facevo delle preparazioni di 4-5 mesi per il mondiale. Per il mondiale erano lunghe, erano stressanti, allora io mi dedicavo un attimino, quando avevo il periodo buono che potevo avere 1-2 giorni così. Cioè, no, io però non andavo, quando facevo le gare non andavo a prepararmi perché non avevo il tempo, io mi dovevo allenare e via, ma quando avevo quel po' di rilassamento, tutto quanto, certo, volevo la tranquillità. Lo vogliamo ricordare a tutti gli amici che tu sei un pescatore, pur abitando a Rimini, hai cominciato molto giovane a pescare, poi ci dirai chi è che ti ha introdotto in questa passione, e poi dal mare sei passato a pescare nelle acque interne e hai fatto tante gare nei campi di gara della FIPSAS a Poggio Berni, certo. Ma sei andato via anche con grandi campioni della Lenza Emiliana Tubertini, insomma, hai viaggiato con dei personaggi sicuramente che ti hanno insegnato molto anche nella pesca. Certo, perché poi lo sai, quando poi segui anche i campioni, segui chi ti ha dato, chi, anche se loro erano, cioè io non è che non avevo, anzi io cercavo sempre di raccogliere sempre qualcosa, e come nel mondo, e come adesso va bene, io sono allenatore da tantissimi anni, quando vado all'estero e quando ci incontriamo con tutti gli allenatori di tutte le squadre, ogni tanto ci confrontiamo, perché ogni discorso, ogni riunione che facciamo, poi andiamo a vedere gli allenamenti, magari ci colleghiamo assieme, ci alleniamo magari con l'Inghilterra, ci alleniamo col Marocco, ci alleniamo e troviamo sempre di trovare certe situazioni e certi momenti per parlarci, no? Per avere le cose. Poi sta al tecnico a insegnare le cose. Tanto io non mi sono mai, io quello che ho, anche quando insegno altre cose, non mi tengo mai per me dentro le cose, perché? Perché dico tutti di fare le cose come si deve, perché poi bisogna anche che qualcuno glieli insegni. Ecco dov'è il problema. Sicuramente. Io dico la verità, io non nascondo niente mai a nessuno, mai. Però se vogliono fare le cose devono ascoltare. Nel frattempo scorrono le immagini, siamo al termine dell'incontro. Ecco, questo è tuo papà che ti ha abbracciato, vero Maurizio? Padre, sì, papà, sì. Ce la faccio un po' gonfia quello lì, meglio. è stata una vittoria, guarda, molto, non me l'aspettavo che lui mi desse la schiena, perché praticamente era anche ferito, era ferito vicino all'occhio, sopra l'occhio,
era ferito, magari in quella parte lì non ci vedeva bene. E quando ha cominciato a prendere anche un po' di colpi così, ecco, ha girato, si è girato alle spalle, e in quel momento lì l'arbitro ha capito che non c'era niente da fare. Abbiamo parlato, io adesso vorrei un attimo fare una domanda strana, perché abbiamo parlato tanto delle vittorie, no? Una domanda, non so se te l'ha mai fatta nessuno, però ci sono state anche alcune sconfitte, poche per fortuna, sì. Ma ti hanno insegnato qualcosa anche quelle? Perché certo. Nella pesca secondo me si impara anche da quello, quindi poi potremmo fare un parallelo anche nelle tante sfide di pesca che hai fatto. Certo, sì, sì. Nella sconfitta, e allora intanto bisogna rivedere tutto, perché bisogna rivedere tutto, cos'è stato lo sbaglio, perché poi non si trovano scuse. Io le scuse non le ho mai trovate, e perché sono sconfitte, praticamente due o tre sconfitte, io sono sconfitte per ferita. Quando tu perdi per ferita, il problema che cos'è? È che non si sa rendere conto il fatto che io potevo vincere o no. Perché c'è un punto interrogativo. Dipende com'è poi la ferita, perché un campionato europeo che durava 12 riprese, all'undicesimo round io rivantaggio i punti, il mio avversario mi dà una testata qui alla fronte, mi taglia qui sopra vicino l'occhio, ma non era una ferita dannosa, perché io ci vedevo benissimo. Però cosa ho fatto? Ero in Francia, nel suo paese, ero in Francia nella sua città, e l'arbitro, come ha visto la ferita, praticamente mi ha portato all'angolo, mi ha fatto controllare dal medico. Il medico, non ho fatto in tempo a vedere la cosa, e mi ha fatto out, finito. Ah. In quel caso lì è mandato la sconfitta. In quel caso lì c'era un supervisore a bordo ring, un supervisore che me lo ricordo ancora, che si chiamava e si chiama ancora Stucchi, che è svizzero. Praticamente, guardando la cosa, che noi abbiamo protestato nella cosa, perché per un taglio così all'undicesimo round poteva farlo continuare benissimo fino al dodicesimo, un altro round e si finiva l'incontro tranquillamente. Invece mi ha dato lo stop. E dopo, con tutte le situazioni, abbiamo controllato, abbiamo visto che il medico non era un medico sportivo, ma era un medico delle carceri del posto. Ah, ho capito. Quindi. E a me la sconfitta in quel modo, così, a me mi ha sicuramente danneggiato su un punto di vista che avevo vinto, perché io sono sempre stato sportivo nella cosa, perché quando un avversario, e poi dopo ve lo spiego, è forte, è più bravo di me, gli stringo la mano e lo abbraccio in tutte queste cose qui, perché so che lui ha fatto la stessa cosa che ho fatto io, lo stesso allenamento, il solito sacrificio, e veramente che bisogna dare atto a chi ti ha battuto, ma non in quel modo. Dopo tre mesi a me mi hanno dato l'ok per fare la rivincita con questo avversario francese, che si chiama ancora oggi, che ce l'ho anche su Facebook, Hervé Jacot. Sono andato a casa sua e l'ho messo a capo al decimo round. Ah, penso a te. Ho fatto la Federazione Europea, facendo tutto il coso, mi hanno dato la possibilità di ricombattere ancora, e ho vinto per quella sconfitta che ho accettato ben volentieri e ho perso da uno bravo. È stato il mondiale a Rimini. Certo, in casa, tra l'altro, giocato in casa. Con lui e Spinosa. Lo ricordo. Al sesto o settimo round, io stavo vincendo i punti. Gli avevo rotto il naso qua vicino, sopra alla fine del naso. Avevo una ferita, io ho continuato lo stesso, ma invece lui, con la caparbietà, perché ho visto che era uno che teneva bene anche le riprese, mi ha portato verso l'angolo, mi ha fatto un'azione mettendomi un gancio sopra all'occhio. In quel momento lì, come mi è arrivato il gancio, non ho più visto, e poi gli ho dato il tronco,
e nello stesso tempo nel secondo colpo in contemporanea mi è arrivato nel rene, e in quel momento lì non ho avuto più il respiro e ho messo il ginocchio per terra. In quel momento lì io me ne sono accorto che ho messo il ginocchio per terra, perché di solito quando si prende un colpo al mento o altre cose non si capisce dove sei. Ah. Mentre invece se prendi un colpo sotto al tronco, in quel punto lì, o al fegato, alla bocca dello stomaco, o al rene o altre cose, quello è, ti fa male immediatamente, ma tu capisci dove sei. Mentre sopra, alla mandibola, al lato destro, al lato sinistro, o sotto il mento, che è l'uppercut, no? Il gancio destro, il diretto destro, sopra al mento, praticamente hai una sensazione che certe volte non ti ricordi neanche più dove sei. E allora il tuo istinto è quello di alzarti veloce, perché dici no, non è successo niente, io voglio continuare. Quella è un po' la grinta del pugile che dice: ma dove mi trovo? Io voglio continuare. Allora gli arbitri dicono stop, oppure ti fanno ancora continuare, e lì dipende dall'allenatore, dipende come sei. Dopo lì c'è tutto una situazione di accettare come ti trovi, perché come era finita? Avevi appoggiato il ginocchio? Sì, il ginocchio per terra, io mi coprivo l'occhio con la mano, col guantone, e intanto l'arbitro mi contava 1 fino a 9, e allora io in quei 9-10 secondi io dovevo dire se alzarmi e continuare o no. Allora per me 9 secondi, decidere questa cosa qui, era un po' la vita, no? Il titolo e la vita. E invece in quel momento lì io con la coda dell'occhio, con quello che vedevo bene, io vedevo che lui era pronto a venirmi incontro e ripartire. Allora cosa ho fatto? Mi sono alzato, ho alzato la mano, gli ho dato la schiena e sono dato il mio angolo. E lì è finito l'incontro. E ho perso per KO tecnico. Non è un KO, ma è un KO tecnico. Abbandono, perché ho capito che se continuavo potevo rischiare qualcosa di brutto. Alzando la mano e abbandonare, il mio cervello mi ha detto e mi diceva forse potevo ritornare campione del mondo, ritornare agli stessi livelli. Infatti, perché ce ne sono stati molti di personaggi che hanno perso con un brutto KO e sono spariti dalla circolazione. Certo, ecco, ce ne sono stati tanti, ma quelli che sono stati tanti sono stati anche tanti perché, non sai cosa vuole, perché magari chi decideva di smettere la carriera e poi voleva continuare ancora, quella è la cosa più brutta che ci sia, perché non sei più te. Secondo me quelli che hanno incontrato Mike Tyson hanno cambiato tutti il lavoro. Tutti, e no, ma infatti non hanno più continuato. Ah, ci credo, dopo che sono passati da di lì. Maurizio, come nei film di Rocky, che quando voleva tornare a fare il pugile... Esatto, allora... Quindi allora, probabilmente sono anche delle storie vere, forse. Cioè, sì, sì, guarda, minimo... la storia di Rocky, io sono stato anche a Filadelfia, sono a trovare la statua, ho corso sopra la rampa al museo, davanti al museo, sono andato nella palestra dove si allenava, poi sono andato a Los Angeles dove ho conosciuto Ken Norton, in quella palestra c'era Sylvester Stallone, ma Sylvester Stallone era andato alle Hawaii a fare una breve vacanza, uh-huh, e non l'abbiamo potuto incontrare. Però la vita di Rocky, ma non gli incontri, devi guardare la vita. Sì, l'avranno romanzata inevitabilmente. Certo, perché gli incontri con dei colpi così finivi subito. Ma raccontaci anche i tuoi incontri, dopo parliamo anche di pesca, Maurizio. Anche dei due incontri che hai avuto con Mike Tyson, ma anche a livello amichevole in un'Olimpiade, se non ricordo male, con il mitico Muhammad Ali. Allora, Muhammad Ali dopo la finale olimpica si scende dal ring. Io ancora non avevo capito che cavolo avevo fatto, perché i miei allenatori, sì, della nazionale, hai vinto, sì, ma io non so dove sono, che è tutta una cosa perché ero proprio veramente stressato, arrivare proprio a una finale olimpica che è stata, scendendo la scaletta, il mio allenatore della nazionale mi prese a braccetto e mi portò direttamente davanti a Muhammad Ali. Muhammad Ali aveva un inizio di morbo del Parkinson, aveva appena da poco l'aveva avuto,
aveva un pacco di popcorn nelle mani, tremando, mi diede la mano, ma gli scapparono tutti i popcorn. Ma penso a te. Mi fece quasi un inchino, appena faccio così, e poi si è messo a sedere, e io gli ho fatto, no, calma, gli ho fatto così, che per me era già un onore che lui mi dicesse che avevo fatto un bel match. E di fianco c'era Jack Nicholson, era l'attore. Jack Nicholson che mi fece good fight, stecca e via. Invece Tyson, quando l'ha incontrato? Tyson, siamo stati a Atlantic City con Damiani, che Damiani era una serata che doveva combattere. Quando c'è stato ad Atlantic City c'era Mike Tyson contro Larry Holmes. Larry Holmes era già, sì, perché in quel periodo Tyson, quando i 19-20 anni, che era giovane, 21 anni, lui prese il via battendo tutti i vecchi campioni del mondo, ma erano già come Spinks, come Larry Holmes, come tutti i grandi campioni in quel momento. Marvin Hagler, che me lo ricordo. Marvin Hagler, io l'ho conosciuto personalmente e mi ha dato, perché nel mondo della boxe ci sono gli Oscar, come nel cinema. L'Oscar nel cinema, io ne ho presi due nel pugilato. Ho avuto due primi Oscar. Tra l'altro, lo diciamo ai nostri amici che ci seguono, un Marvin ce l'hai anche in casa, in onore, probabilmente, è vero o no? Sì, perché quando è nato mio figlio all'ospedale, ho tappezzato la porta, perché erano in due, dentro due mamme, e praticamente avevo tappezzato la porta di entrare, quella dall'ospedale, con tutto in azzurro, con The Marvelous, il meraviglioso, con un paio di guantoni blu. E praticamente l'ho chiamato Marvin, il meraviglioso, perché Marvin è quello che è stato uno dei più grandi pugili che ci sia stato in quei tempi, come c'è stato Leonard, come c'è stato Mano di Pietra, Duran, Tommy Hinz, in quel periodo Hagler era per me, dopo è venuto fuori, va bene, Tyson, altre cose. Tyson aveva un tipo di combattimento molto aggressivo, molto combattente, che a tutti quelli che incontrava li metteva col sedere per terra. E incontrarlo e vederlo come in modo di allenarsi e tutto quanto, comunque è molto strano. Nella vita anche i grandi campioni hanno un modo di vita costruita per costruire queste cose qui, che poi il campione non è abituato, è molto difficile, perché non poteva stare solo Tyson in quei momenti, era sempre attorniato di persone, guardie del corpo, andava a mangiare, aveva 3 o 4 guardie del corpo, faceva le conferenze stampa, aveva sempre, no, era sempre, guarda, Uno come lui, avere le guardie del corpo è un po' un paradosso, insomma, magari io e lui. Sì, perché tanto lo sai, i primi errori che lui ha fatto, che ha fatto fuori dal pugilato, l'hanno messo dentro subito. Mm. Lo sai, dopo piano piano, anche quello che io penso ogni tanto anche nella vita così, quello che vince sempre, quello è, comincia a stare sul cavolo tutti a quello che vince sempre. Perché non hanno più il modo di parlare. Io ogni tanto penso a questa cosa qui. Poi magari quando perdi è l'unica cosa che si ricordano. Ah, sicuro. Sì, è chiaro. Cioè, hai capito? Cioè, uno come Gianfranco Rosi. È un po' come la Champions per la Juventus, uguale. Va bene, che okay, sì. Te l'ha tirata, Ale, te l'ha tirata. Anche lì, arriva l'ultimo momento, fracchete. No, per esempio, come un Gianfranco Rosi, ha fatto 19 campionati del mondo. È un mio collega, perché alleniamo assieme giù in nazionale, tutto quanto. Lui adesso è nel settore giovanile e femminile. Io, va bene, sono in quello superiore. Però cosa succede? Che uno come lui, conoscerlo, no? Un campione, 19 titoli del mondo. È inutile andare sempre a ricordare l'ultimo incontro che ha fatto e ha perso all'età di 48 anni, 47, 48 anni. Perché poi nella vita, lo sai, non bisogna dire basta, bisogna dire stop.
come ho fatto io. No, infatti mi sembra che ti sei ritirato da campione del mondo. Sì. No, da campione italiano. E ho vinto il titolo e mi sono ritirato a 33 anni. Ah. Io non è perché nessuno mi ha battuto. Io mi sono ritirato perché avendo fatto una vita di sacrifici, e stressato, il corpo spremuto e tutto quanto, ero arrivato alla fine che mi mancava il titolo italiano da completare nel mio record. Ma quella era una mia voglia. Era una mia voglia che ho tentato proprio nell'ultimo farlo. Poi dopo sono riuscito a vincere. E poi hai detto basta. Ho detto basta, ma è stata molto dura perché dalla sera al mattino a me mi si sono spente le luci del palcoscenico. Ah. E riesco a capire i campioni quando vanno in depressione. Ah, certo che... Non sanno più dove sbattere la testa, non sanno più come fare, non sanno più come... Anche se hanno guadagnato soldi, ricordatelo. Perché in questo periodo difficile di fine carriera, la pesca ti ha un po' aiutato? Molto. A me, guarda che la pesca sembra una cosa che tu stai lì ad aspettare... E vi anche 3 ore, 6 ore, cazzo, non ti mangia, non peschi niente e cambi quello, ma quello diventa una sfida che è come quando tu non riesci a fare delle azioni col tuo avversario, il tuo avversario ti anticipa. Sicuro. Allora lì sicuramente hai poco tempo per rimediare la cosa perché sono riprese. Qui il tempo nella pesca, se è il tempo da gara, è un casino perché devi trovare il modo per fare più peso. Allora, quando sei in rilassamento, trovi tutte le tecniche, le tattiche, cominci ti alleni in un modo, ti alleni di più, ti alleni di meno. Quando sei in gara, è la gara, è lì, è la calma, devi stare, più sei calmo e meglio è quando sei in gara. Ma come diventi pescatore, Maurizio? Raccontaci un po' la tua carriera di questa passione da pescatore. Guarda, adesso ti dico un aneddoto che... Allora, avevo 14 anni. Sì. Avevo appena iniziato di fare il pugilato. E vinsi i campionati regionali e mi portarono direttamente ai campionati italiani a Campobasso, nel Molise. Sì. Nel Molise. Il Molise, Campobasso è subito lì, è sul mare. Allora, mi portarono a Termoli, e praticamente io feci il primo, no, neanche il primo, arrivai 2 giorni prima, guardai il posto, ho visto che c'era una baia con degli scogli, un piccolo porticciolo con gli scogli, e cominciai il torneo. Io subito avevo già individuato il posto per la pesca. Ho cominciato a prendere una canna, qualche amo, qualche esca, così, e dopo il primo incontro sono andato subito a pescare. A calare la lenza. Subito, senza... Sì, va bene, dopo io sono arrivato in finale, ho vinto i campionati italiani. Il giorno della finale non mi trovavano più. Perché ero andato a pescare senza dire niente a nessuno e io mi ero dimenticato della finale. Addirittura. Il mio allenatore, già lui sapeva com'ero, mi ha trovato in un posto giù nel mare, in una scogliera, che io pescavo, e mi diceva: guarda Maurizio, che devi fare l'incontro, c'è la finale da fare. Io mi ero dimenticato l'orario, tutto, io ero laggiù in fondo a pescare. Quindi per dire che la pesca ti porta in un altro mondo, in un'altra dimensione. Guarda, sì, ti lascio. E quindi hai cominciato a pescare in mare, quindi questo è un aneddoto sicuramente curioso, ma insomma, vivi in una città, hai vissuto in una città piena di pescatori, tanti bravi pescatori di acque interne vivono proprio a Rimini, a Riccione, insomma, ne conosco. E uno anche in Valmarecchia, so io. Chi è? Ercole? Io.
Bologna. C'è anche Bologna, dai, grande Ercole. Oh, amico d'infanzia, stavamo al bar. Sì, quando lo vedi, salutalo. Certo. Ma c'è caso che ti stia guardando? Io ce l'ho su Facebook, Ercole, sì, poi chi è che c'è? Quello di San Marino, cosa? Va bene, poi conoscevo anche la squadra nazionale mondiale di San Marino, Fusini. Giancarlo. Sì. Poi dai, Moretti Fabio di Rimini. Sì, no? Negoziante, sì. Negoziante, Rimini Pesca, che dai. E come ti sei appassionato poi all'acqua dolce, insomma, te che veniva dall'acqua salata? Ah sì, ai laghetti, sono andato su, poi dopo ho conosciuto Gabriele Tubertini, piano piano andavo lì in ditta, andavo su a Bazzano e poi a Vignola a fare le guarda, adesso è scomparso poco tempo fa Galiani, uno dei campioni della Lenza Emiliana, poi dal di lì ho conosciuto ho salutato Trabucco. I più grandi campioni di pesca, insomma. Sì, anche perché i grandi campioni, lo sai, e dopo pubblicizzano anche le varie canne, le varie ditte che ci sono in Italia, altre cose. Io, va bene, ho conosciuto Tubertini, perché poi l'ho conosciuto prima, perché lui è venuto anche a vedermi a Milano il mondiale. Ma Maurizio, una cosa, secondo te, che hai conosciuto tanti campioni della pesca, hai conosciuto anche tanti campioni del pugilato, ci sono delle affinità tra le persone che emergono in entrambi gli sport? Nel senso, per essere un campione in uno sport o nell'altro, ci sono delle affinità, pur essendo sport completamente diversi? Sì, sì, sicuramente sì, perché, allora, io quando ho scelto di fare questo sport ero un bambino, per me era tutto un gioco. Questo gioco mi ha cominciato ad appassionare e ho cominciato a capire, per farlo, quali sacrifici bisognava fare. Perché anche nella pesca c'è il sacrificio, ricordatevelo. Cioè, sicuro. Voi siete già nell'ambiente, cioè, non è il sì, tanto tu vai a pescare, cioè, no. C'è tutto un meccanismo dietro che la gente non lo sa, perché vede una gara, poi non sa neanche quanti pescatori. Cioè, ci sono, magari vai a Anita, no? Vai nel Ferrarese, vai nei canali, quando cominci a vedere 200-300 più di 400 pescatori, ragazzi, cioè, cominci a dire: ma qui la gente veramente che pesca, ma è vero che la pesca è così? Cioè, c'è un'affinità nella cosa, che bisogna farla quando tu prendi un'attività, una cosa che ti piace, una passione. Io l'ho capita subito, io prima ho cominciato a giocare piano piano. Poi quando sono entrato in nazionale a 15-16 anni, quasi 17 anni, andavo via da casa, mi feci le valigie e andai a Perugia. Io quando avevo 16-17 anni prendevo il treno da Rimini e andavo a Perugia e ci mettevo 7 ore di treno. Mi fermavo alla stazione di Perugia, poi prendevo un autobus e andavo all'hotel dove c'era il ritiro della nazionale. E tutto quello che c'era da fare, ragazzi, cioè, il sacrificio, star via dalla famiglia, capire veramente le cose che dovevi andare bene, dovevi fare sempre le cose giuste, perché in quel periodo avevi anche gli allenatori che erano i maestri dello sport, che ti guidavano a delle cose senza sbagliare, cioè, era una cosa. Poi, ma c'è che sei un atleta che hai sempre sostenuto tutta la tua esistenza sulla sfida, quindi sulla competizione. La pescata da solo in relax è una cosa che ti appartiene, oppure anche la pesca deve essere per forza una sfida, una competizione? Allora, qualche volta andavo anche da solo, nel fatto che andavo a provare la canna, andavo a provare l'attacco, andavo a provare quello per abituarmi ai vari aspetti, che quando c'è la gara ti devi subito, oppure fai una garettina, devi immediatamente capire dove c'è il cambio, no? Allora certo. Provavi, riprovi altre cose. E per me è sempre stata una gara. Io volevo la gara, anche se eravamo in due, non me ne fregava niente, qualcosa ci dovevamo giocare. Perché?
perché quando entra questa piccola competizione ti entra nel dentro al corpo delle cose che non da, cioè che cerchi non di battere, di umiliare l'avversario, certo, perché quello non fa bene, e capire che quella tensione tua personale, che devi fare sempre il meglio di te stesso. Certo. Sempre il meglio di te stesso. Poi magari c'è sempre il solito stupido che ti fa la cazzata, che è quello che ti viene a pescare dalla tua parte e poi dice no, ho sbagliato io, scusa, non venire da me, e capito? Sai quante volte? Sai quante volte? Sì. Questo succede sempre anche nelle sfide tra me e Alessandro, sì, perché sì. Lui imbroglia, però questo è un discorso lungo. Sì, perché peschi in quel posto, cazzo, hai trovato il buco, via, tac, e arriva quell'altro di fianco che butta di traverso e dice, oh, guarda che... Come fa Alessandro? No, uguale. Ascolta, un po' è anche una sfida, anche la pescata in solitaria, dai, secondo me, perché sì. è la sfida con un avversario, che è poi il pesce, con il quale c'è un rispetto anche, secondo me, importante. E forse in questo c'è un po' un'affinità col pugilato. Sì, perché, guarda, che poi dopo lo sai, viene pescato e poi dopo ributtato, anche che il fatto che lo fai vivere, no? Lo fai vivere, sì. E altre cose. Ma hai trovato, Maurizio, degli altri personaggi del mondo dello sport con cui hai condiviso questa passione della pesca? Per sì, esempio, l'altro giorno abbiamo intervistato, come stiamo facendo adesso con te, il grande Sebastiano Rossi. Che è del Milan, Maurizio. Aspetta, ha vinto tanto, ha vinto anche le Champions. Con il quale, poi abbiamo intervistato anche Drupi, il cantante. Con il quale abbiamo un impegno, finito sto momento di quarantena, di andare a fare un'uscita di pesca insieme. Quindi, se tu avrai ancora le canne senza ruggine, ti possiamo anche coinvolgere. Guarda, io ti dico, guarda, io ho i fasci di canne chiusi da tantissimi anni. Allora un po' di ruggine ce l'hanno. Sicuramente un po' di ruggine ce l'hanno, però se fate l'uscita e sono, guarda veramente, e sono libero, che non ho impegni con la nazionale, perché adesso lo sai, lo sapete, le Olimpiadi sono saltate nel 2021. Però esatto. Attenzione, che se forse rimane questa pandemia, cioè come dicono, questa dieta che già nella testa ci mettono in testa che in autunno altre cose ricominciano, no? Già ci mettono queste situazioni, vedono che forse le fanno saltare del tutto, perché poi dopo, perché qui deve esserci a posto tutto il mondo, perché le Olimpiadi sono mondiali e tutto il mondo, cioè non è solo l'Italia che può funzionare o può stare, perché poi all'estero come vai? E adesso noi il 18 avremo una riunione anche con la nostra federazione, tutto per far capire come ci si può allenare nella nazionale e con i ragazzi e le ragazze, cioè le squadre nazionali, perché il sacco lo puoi fare benissimo, perché sei distante anche di 2 metri, i sacchi sono distanti, il vuoto da solo lo puoi fare, il vuoto davanti allo specchio, altre cose, la corda si salta, però il contatto dei sparring partner e i guanti e fare le figure, no? Alle mani, tutto, quello è il lavoro specifico che interessa all'atleta, non si può fare sicuramente. Puoi vivere con la squadra, cioè come fai? Certo. Domani devi fare la quarantena anche se vado a Assisi, perché il mio centro della nazionale è a Santa Maria degli Angeli, Assisi, in Umbria. Abbiamo una palestra grandissima, abbiamo il museo, il primo museo in Europa che hanno costruito, ci sono dentro tutti i nostri cimeli, da Nino Benvenuti, da Carmelo. Ad Assisi, io non lo sapevo. Santa Maria degli Angeli. Lo sai che è simpatica questa cosa, perché Assisi, che è la città della pace, ospita il pugilato, quindi questo forse va anche a sfatare alcune false credenze. Guarda, io ti dico anche una cosa, ci sono molti frati, perché sono molti frati, a noi ci adorano. Sì, adorano lo sport, questo sport, e molte volte ci vengono a vedere. Noi conosciamo, guarda, la Basilica, conosciamo tantissimi frati che poi sono anche orgogliosi. C'è una cosa che piace veramente. È bella questa cosa, è molto bella.
Ma mi puoi spiegare una curiosità che mi sono sempre chiesto, perché non parlando mai con personaggi del tuo livello, quando due pugili prima di incontrarsi si fanno gli occhiacci, si dicono le parolacce, si fanno il ringhiare come i cani, e poi si menano e poi alla fine si abbracciano, era tutta una sceneggiata prima? Ma sì, certo, lo sai cos'è? È una tensione, ho sempre rispettato sia prima che dopo. Sì. Io come mio carattere non sono mai stato sbruffone davanti al mio avversario, mai, perché capendo poi la cosa, che lui si è allenato come mi sono magari allenato io, con dei sacrifici, magari ha avuto dei problemi della famiglia, ha avuto problemi di qua, per arrivare a questo punto, per arrivare a un mondiale, per arrivare a tante situazioni a livelli grandi, ci va il sacrificio, ci va la continuità, ci va delle rinunce. Io, quello che dico, nella mia vita, io non so cosa vuol dire essere stato bambino. Penso a te. Perché io già a 14-15 anni ero già nella palestra e rispettavo delle regole. Sì. Perché nelle regole in palestra, e se tu non le rispettavi, prendevi anche le botte. Perché il ring è quello che ti dava il giudizio. Quindi hai fatto una specie di militare anticipato, mi viene da dire. Ma certo, e poi ho fatto il militare a Orvieto, nella caserma dei bersaglieri, però venivo da Barletta, perché c'era la caserma, c'era il CAR a Barletta, che c'era anche Pietro Mennea, che ho conosciuto come campione, poi ci siamo conosciuti perché lui era anche un avvocato e aveva gli uffici a Roma. Lui era di Barletta, di Bari, e praticamente io ho fatto l'arrivo, ma non ho fatto neanche il CAR, perché non ho fatto neanche la cerimonia, no? La cosa finale, che poi mi chiamò subito Orvieto, la caserma sportiva, che c'erano i ciclisti, i judoka, il baseball e il pugilato. E poi dal di lì io diventai campione del mondo militari, perché diedi all'esercito italiano il campionato del mondo militare, perché andai in Algeria, feci i campionati del mondo, i CIMS, con un algerino in finale con 50.000 persone. Porca miseria. In Algeria. E diedi questo titolo all'esercito, dove mi premiarono come miglior atleta di tutti gli sportivi militari d'Italia. Certo che vincere davanti a 50.000 persone deve essere stato fuori casa, tra l'altro. Guarda, fuori casa in Algeria, ad Algeri, con un algerino. Ho vinto tutte e tre le riprese e sono diventato campione del mondo militare. Poi dal di lì diventai, dopo l'anno dopo, campione a Roma alla Coppa del Mondo, perché la squadra europea mi prese come pugile nella categoria, io ero il più forte d'Europa, mi presero e vinsi la Coppa del Mondo. E poi l'anno dopo ancora, l'84, le Olimpiadi. Ci sono dei amici che ti salutano, Omar Pasqualato, ma tanti altri che stanno scrivendo, che non mettiamo in sovrimpressione. Ah, Omar Pasqualato, sì, sono gli... Gli amici di Casale, saranno tuoi vicini di casa. Sì, certo, sono i cugini della mia compagna. Ah, ok. Maurizio, hai parlato delle Olimpiadi dell'84, che si ricordano molto per un episodio bellissimo di sport, secondo me, che è stato, se lo ricordi, quello di Gabriela Andersen, l'atleta svizzera che nella maratona c'erano credo 36 gradi, arrivò nel palazzo, arrivò nello stadio all'ultimo giro, che oramai era... Non ce la faceva più, ma lei era lunghissima come classifica, cioè non lottava, ma lottava per arrivare alla fine. Immagino che anche nel pugilato ci sia questa cosa di voler finire l'incontro, questa cosa molto bella, molto poetica, quando magari sai che ai punti puoi anche avere perso, ma vuoi terminare l'incontro in piedi con l'avversario. È una mentalità sicuramente del pugile, che non si... c'è anche dell'atleta che non tirarsi indietro per una cosa che a parte la paura non c'è, la paura, se no tu non facevi il pugile, io non facevo il pugile se avevo paura, perché la tensione, e non salivo neanche sul ring allora a quel punto, no?
Allora, per me era una sì, salire, io non ero preoccupato, ero in tensione nel fatto che doveva andare tutto bene per quello che ho fatto dietro, perché la gente vede solo una cosa dell'incontro, ma non vede tutto quello che succede dietro, perché se dovesse vedere o vedere, no, tutto quello, la vita di un atleta, la vita, la preparazione di un pugile alle spalle, sicuramente quando va a vedere l'incontro, per me l'incontro era una cosa finale, per me era la fine, per me non era, lo dovevo fare e basta, e io non mi creavo problemi, perché il dietro che mi dava fiducia, quello che ho fatto dietro, l'allenamento, il sacrificio, e non potevo sbagliare, perché se sbagliavo, per me non era la fine, cioè verso la fine poteva essere la fine, perché ero il campione, no? Stecca Maurizio il campione, io dovevo dare sempre di più, che la gente voleva di più, perché la gente non è mai contenta, chi vuole sempre vedere il migliore Stecca, il miglior pugile, il miglior di qua, perché ti vede vincente, no? Ti vedeva vincente, e quando vedi che qualcosa non va, sarai sicuramente il primo ad essere massato, perché? Perché ha finito, non ce la fa più, perché ormai deve smettere, perché ha preso le botte, perché di qua. Ma la gente non capisce quello che è successo dietro a una preparazione, perché io posso avere i motivi dietro, ma ho fatto lo stesso l'incontro e non mi sono ritirato per farlo, per non essere un codardo. Ecco dov'è il problema. Allora io queste cose qui, anzi preferivo non salire sul ring e preferivo non fare il match, se non ero nelle mie condizioni migliori, perché io le scusanti non le ho mai avute, mai, perché quando ho perso per ferita, e che sono le cose più brutte che ci sono per un atleta, perché sei vincente ma perdi per una cosa che non è quella, okay? che non dipende dalle tue capacità tecniche, è chiaro, è certo, è quello. E questo però al collo vedo che hai i 5 cerchi olimpici. Sì. E nelle Olimpiadi c'è molto, secondo me, questa cosa è anche poetica, se vogliamo. Sì. Il fatto che comunque uno si allena 4 anni, pensiamo ai 100 metri, uno si allena 4 anni e in 10 secondi si gioca una carriera dopo 4 anni di duri sacrifici. Bravo, infatti ti volevo dire, sei entrato proprio nel discorso, nel fatto come un atleta in 4 anni di tornei, di attività, di qualificazione, perché poi arrivi all'ultimo momento, gli ultimi 3 mesi che devi fare le qualificazioni olimpiche, anche se tu sei stato bravo nei primi tre anni e mezzo, che hai sempre vinto tutto, però le qualificazioni le devi avere, perché non entri mai con diritto di punti. Entri facendo una qualificazione olimpica, sia quella europea e quella mondiale. Hai 2 qualificazioni per entrare alle Olimpiadi. E poi partecipi, attenzione. Allora cosa succede? Succede che anche questa è la prova, cioè della tua preparazione, di non essere, di essere sempre sull'alta tensione su questi discorsi qui, perché in 9 minuti, 4 anni di lavoro, tu puoi essere sempre stato il più bravo, il campione del mondo, il campione d'Italia, il campione di 12-13 tornei internazionali, che fai, e poi arrivi alla fine. Arrivi alla fine che in nove minuti ti svanisce un sogno che hai lavorato per 4 anni. E cioè, per un atleta olimpico è dura, e chi già io ero contentissimo di partecipare, che ero un atleta dei 350 atleti che sono partiti da Roma per andare a Los Angeles nell'84, la mia soddisfazione era già mettere il piede sulla scaletta dell'aereo per arrivare alle Olimpiadi. Una volta arrivato, mi sono fatto così un po' la situazione, perché era il mio sogno, cioè io lo vedevo già da piccolino un po' anche degli incontri, altre cose, però arrivare a un'Olimpiade e poi dopo vincerla, perché poi la prima medaglia d'oro che ho toccato nelle mani è stata quella di Giovannetti del tiro a piattello. Ah sì, Giovannetti, grande. Giovannetti, il toscano. Sì. Che il primo di agosto
o il 2 di agosto, lui vinse la medaglia d'oro e ci trovammo a Casa Italia che festeggiavano di qua e di là. Ho detto, ma che cazzo festeggiano? Ho detto, ah, qui festeggiano la medaglia d'oro di Giovannetti. Quando sono andato lì, mi sono presentato, perché mi hanno presentato così, perché io ancora dovevo ancora iniziare a combattere, gli ho toccato la medaglia, ho preso la medaglia, me la sono guardata, ho detto, ma questa è la medaglia d'oro questa delle Olimpiadi? Eh sì, Maurizio, è questa. Ha detto, guarda, la posso vedere? L'ho guardata per 30 secondi, 40 secondi, ma la sono guardata, gli ho detto, tieni che sicuramente questa è bella da portare. Ascolta Maurizio, medaglie d'oro, quando facevi le gare te ai nostri tempi, quando si vinceva ci davano la medaglietta d'oro. Sì, guarda. Che era così. Guarda, sì, guarda che fa parte, tutte quelle medagliette... Le hai fatte fondere, hai fatto quei 5G. Ah, penso certo. Te. Però la domanda che volevo farti era, quelle lì erano piccole ma erano di oro. Quella guarda, medaglia che vince alle Olimpiadi è una patacca colorata d'oro o è proprio d'oro massiccio? No, non è oro. Perché ecco, vedi, la fregatura c'era. Perché a parte che è anche un po' pesante, poi grossa, è lo spirito olimpico, sì, sì. No? È il simbolo, dai, il simbolo. No, ma poi dopo la gente se le impegnerebbe, e invece così rimane il simbolo. Hai parlato di tante vittorie, di successi alle Olimpiadi, raccontaci due o tre gare che hai vinto e chi gli avversari che hai sconfitto con del pesce, dai, qualche gara che ti ha dato soddisfazione. Allora, più delle volte lo sai, era i laghetti lì di Poggio Berni, ai laghetti lo sai, quando sapevi la vasca e il posto, già ti mettevano in croce, perché ti dicevano, guarda, quello fa il primo, quello fa il secondo e quell'altro fa il terzo. Ormai, erano tutti, no, ci sono state... Io sono andato molto bene anche per la trota. Quando cominciò la tremarella, la pesca alla tremarella... Del mitico Gino Soffritti. Gino Soffritti, grande amico, perché son andato da lui anche a casa sua a fare delle gare lassù dove abita, tutto quanto. A Verbania, credo. A Verbania, bravo, a Verbania. E a parte che lui ha il negozio della pesca, un grande... Guarda, un grande... Allora, grande uomo e grande campione, perché... E grande rispetto, perché ci siamo frequentati parecchie volte, veniva giù a Rimini a vedere, io poi magari ogni tanto andavo su quando avevo le possibilità, tutto quanto, e sono stato quasi uno dei primi per la tremarella, la pesca alla tremarella, le prime canne che uscivano fuori, che poi hanno cominciato a fabbricarle in un modo tutto diverso, tutto quanto. Però dove c'era la gara mi buttavo. Più delle volte magari quello che ti scocciava era per un pesce, no? Andavi a pesare, oh cazzo, era il pesce che ho slamato e quello lì mi potevo fare vincere. Perché slamare il pesce quando sei una cosa è quello che ti fa male al cuore, porca miseria, quando sei lì. Perché dopo nell'ultimo fai il conto e dici, cavolo, ma se io tiravo su quel pesce mi faceva vincere la gara. È sicuro, è sempre così. È sempre così, oppure m'ha spaccato, hai capito? Oppure si slama e poi non prendi più niente. Cioè ci sono tante cose nella pesca che ti mettono in condizione di stare sempre attento e ha una cosa... Lì è una competizione fra il tuo mondo, che è quello esterno, la tua intelligenza, che devi diventare in quello stesso momento l'interprete di come ragioni il pesce là sotto nel suo mondo. Quindi c'è una sfida con te stesso per cercare di vincere la diffida, è quella, la magia, chiamiamola il pathos, la magia è questa qua. Certo, perché tanto anche da momento, dopo un'ora che peschi, magari la prima mezz'ora riesci a trovare, poi dopo mezz'ora che non riesci più a beccare, devi trovare una strategia, devi trovare un modo o corto o medio o lungo, dopo devi calare la lenza, devi mettere poca acqua, deve essere appoggiato di quanto, cioè dopo devi cercare tutti i modi e tutte le, le,
le tattiche, no? Perché sono tattiche, non tecniche. Perché sì, le tattiche servono di fare quello, poi quello. E non è da provare, deve andare per forza, devono andare. E quando non vanno, e lì c'è il laboratorio della testa che cominci a dire: oh cavolo, però questo qua di fianco mi prende, come devo fare? Cioè, e poi osservi quell'altro. Cioè, io, Maurizio, sulla pesca avevo fatto un intervento al Panathlon a San Marino tempo fa. Avevo preso questo aforisma, l'avevo un po' modificato. Ho detto che la pesca è uno sport che si gioca in un campo di circa 15 centimetri, che è la distanza che separa le due orecchie. Questo per dire che è tutta una questione di capoccia. È per questo che vinco sempre con Alessandro, capisci? Perché ovviamente lui è fortissimo a pescare i siluri ad Anita, fatela raccontare a microfoni spenti. Tra l'altro, Alessandro, sai che dopo io la metto sempre un po' così in cacciara. Aspetta, volevo, prima di metterla in cacciara, Alessandro, volevo chiedere a Maurizio. Qua sì, c'è uno spettatore che ci dice che è disposto a pagare 100 euro per vedere io e Scarponi coi guantoni che ce le diamo di santa ragione. Allora, io prenoto già Maurizio Stecca come allenatore, che subito la prima cosa mi metterà a dieta, come minimo. Non è un problema, io vado senza allenatore, io meno dove prendo, dopo sono allenatore. Infatti, le categorie di peso però, non mi interessa le categorie di peso. Ascolta, le categorie di peso, secondo me, sia io che Ale siamo fuori categoria. Perché il rapporto peso-altezza, secondo me, siamo tutti e due. Allora va un incontro media e corta distanza. Ma infatti, ascolta, il problema è che io non so come hai fatto te vivendo in Romagna, perché io sono un milanese trampiantato in Romagna. Da quando la differenza tra quando vivevo a Milano e quando nei 15 anni che vivo in Romagna sono 30 kg. Perché in Romagna si mangia benissimo, cioè è un incubo. Io mi sto abituando qui un po' nel Veneto, che ci sono tante cose diverse che non avevo mai mangiato, però lo sai, nella vita, poi dopo io poi sono sempre fuori, no? Sempre fuori in giro per il mondo con le squadre nazionali, vivo negli alberghi, vai a fare gli stage in Bulgaria, Romania, Ungheria, vai in Africa del Nord, giri l'Europa, cioè giri un po' tutto il mondo, ti devi anche poi adattare anche ad altre cose. Poi dopo pensi sempre l'Italia, no? L'Italia è l'Italia, anche specialmente nel modo dell'alimentazione, del mangiare e tutto. Qua nel Veneto sì, mi sto adeguando, però mi manca la piedina, mi manca anche se qua c'è, ma come si dice da noi, Maurizio, passatelli, si dice Maurizio, pida per shot. E poi? No, non si può, siamo in fascia protetta. Solo in Romagna questi ogni tanto vengo giù a trovare anche la famiglia, i miei figli, mia madre e tutto, mi fermo, mi faccio la mia piedina perché ci vuole, cioè... ho mancanza, c'è un po' di mancanza. Ascolta, Maurizio, ma una famiglia di nome Stecca, che sicuramente Maurizio ha messo un bel marchio di fabbrica su questo cognome, ma c'è un altro in famiglia che si chiama Loris, sì, che comunque Loris ha avuto anche lui. Guarda, a parte che ti dico una cosa, gli Stecca, il cognome Stecca è Veneto, è del Veneto. Praticamente la mia bisnonna stava a Sant'Elena, provincia di Padova. E praticamente mio padre, 14 fratelli, e io qui degli Stecca, qui vicino dove abito io, ne ho trovati non tanti, ma li ho trovati che si chiamano Stecca, come me. Probabilmente è la stessa... perché poi la famiglia Stecca non è vecchia, non è antica. Non è antica, e praticamente i figli di mia nonna e i fratelli di mio babbo, quando cominciarono a muoversi, andarono tutti a Rimini facendo i ferrovieri, i panettieri, i pizzaioli e altre cose, e si sono stabiliti nella zona di Sant'Arcangelo, Rimini. Poi dal di lì ho trovato uno Stecca Maurizio in Toscana,
che si chiama come me, ci siamo sentiti per Facebook e gli ho detto: tieni in alto il nome, mi raccomando, perché Stecca Maurizio, no, altre cose via. Poi, non ti spacciare per quello buono, soprattutto. Ecco, no, ma siamo, sì, ci siamo collegati un giorno, ci siamo scritti e via. Però la famiglia Stecca è del Veneto. Io sono ritornato a vivere alle origini. Tornato alle origini. No? Mio fratello, sì, Loris, anche lui è stato campione, è stato il più giovane campione del mondo che l'Italia ha mai avuto. È vero. Io invece sono uno dei quattro pugili. Lui è tre anni più grande, il fratello, sì, giusto? Sì. Io invece sono entrato nella storia del pugilato e siamo in quattro di aver vinto un campionato del mondo e un'Olimpiade. E siamo stati io, Nino Benvenuti, Patrizio Oliva e il povero Giovanni Parisi. Ah, Parisi, sì. Parisi, che è morto in un incidente stradale tantissimi anni fa a Pavia. E ecco, siamo nella storia dal 1916, da quando è nata la boxe in Italia. Praticamente sono uno dei quattro pugili che ha vinto un'Olimpiade e un campionato del mondo. E anche lì sono entrato nella storia. Cioè, mi fa anche piacere queste cose, perché io, come per dire, non devo dimostrare niente a nessuno. Però quando si parla di tante cose, sono grandi soddisfazioni nella vita, perché le hai fatte con sacrifici. E quello che oggi puoi insegnare, io ho avuto l'attività giovanile per 7-8 anni, ho avuto la squadra olimpica, ho lavorato con Damiani, con Francesco Damiani, con Raffaele Bergamasco, che adesso è allenatore nella squadra indiana, in India a fare l'allenatore, tanti atleti, ex atleti che sono diventati allenatori, Gianfranco Rosi, dai, stiamo lavorando. Una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione. L'importante è dare sempre, dire la verità, cioè anche con gli atleti, altre cose, parlare sempre della verità. Poi ma oggi. Ma andare a pescare ti manca, ti viene ogni tanto se avrai voglia, abiti sul Sile, sarai andato qualche volta a vedere qualcuno che pesca? Sono andato anche oggi. Anche oggi, pensa a te. Sono andato anche oggi a vedere, non c'era nessuno. Ieri c'erano due col salvagente intorno che pescavano vicino ai bordi del fiume. Ah, i predatori, sì, col belly bot. Bravo, anche quella era una pesca che la vedevo tanto tempo, ma invece qui oggi l'ho vista dal vero, l'ho vista e via. Poi vicino Silea c'è una cosa di a Monastierre, vicino ci sono dei laghi di pesca, è vero, capito, cioè la pesca. Però io dovrà tornare a pesca perché la sfida la facciamo, Io sono in una società del Veneto, sì io sono nella, quest'anno sono con la pescatori in nord-est di una zona vicino Padova e ho tantissimi amici in Veneto, compreso un mio amico Walter Lorenzon che abita vicinissimo a casa tua. Non devi neanche venire in Romagna a prendere le canne. Il giorno che veniamo su sei nostro ospite, le canne, l'attrezzatura, perché il paniere, diamo tutto noi, non c'è problema. Mi piacerebbe avere ancora quella sensazione della pesca, della preparazione, perché quello che è bello è la preparazione. Io facevo tutti gli attacchi, facevi quello, poi dovevi trovare il modo, cioè è tutta una competizione per te stesso che organizzata gara a coppie. Guarda, io e Alessandro prendiamo uno Maurizio Stecca e uno Seba Rossi, così almeno dopo abbiamo anche la cosa di sfidare, di portare anche il nostro socio. E poi ti dico una cosa, Maurizio, se capiterai con me, vedremo. Alessandro nelle sfide, perché se mette male sono sicuro che una difesa ce l'ho. Oddio, anche Seba non mi sembra tanto piccolino. Oddio, Seba non si è abbassato, comunque Seba è sempre stato... cavolo. Ecco. Detto questo, stai attento perché Alessandro Scarponi imbroglia, quindi
L'ultima volta mi ha messo il peperoncino nella pastura, ti dico solo questo. No. Io avevo gli occhi gonfi, non riuscivo a capire cosa stava succedendo, mi aveva fatto lo scherzo, ma aveva messo il peperoncino nella pastura. Anche Maurizio, questo, era solo un regolamento di conti con la truffa che mi aveva fatto la pescata prima, tranquillo, perché io sono buono come un pezzo di pane. Allora dai. Sì. Ascolta, no, a parte gli scherzi, insomma, avremmo veramente piacere di fare un'uscita con te a pesca. E poi, finita la pescata, andiamo a prenderci un aperitivo che ci racconti a microfoni spenti. Guarda, non è detto, adesso quando potrò andare a Rimini... Ci sarai, è chiaro, però... Sì, insomma, quando posso magari andare a Rimini, che dai anche dei miei figli, altre cose, tutto, perché ormai con questa... Sì, sicuramente i permessi ci sono adesso, uscire fuori regione, se sai, per motivi familiari o altre cose. Adesso con calma tutto, però se vedo che... ancora le canne sono tutte là in fondo, messe bene, chiuse, le porto via e poi ci faccio donna regolata per vedere. Perché dai, io te lo giuro, guarda. Andiamoci a togliere questa soddisfazione, che è una cosa bella. Perché mi è sempre piaciuto e via, però lo sai, il tempo è tiranno. È ovvio, e quando c'è un lavoro, io se lavorassi qui a Casale e poi faccio la mia vita normale e via, col mio tempo libero, il mio lavoro, perché mi piacerebbe poi un domani aprire una bella palestra di pugilato anche qua nella zona, perché l'unica zona è a Silea e poi c'è a Treviso e poi c'è a Mestre dove c'è il grande campione olimpico De Piccoli, Franco De Piccoli, 1960, campione olimpico nel 60 insieme a Nino Benvenuti e Musso. Cioè, i tre medaglie d'oro, va bene, conosco anche Nino Benvenuti, grande amico, tutto, e conoscendo, pensate, altre medaglie d'oro nel 60, e io dopo 24 anni, nell'84, e poi sono stati pugili bravi, cioè, capito? E rivedere queste cose qui è una cosa stupenda. Praticamente mi piacerebbe aprire qualcosa qua, perché un domani... Quindi questo è un sogno nel cassetto, insomma. Sì, perché la vita da allenatore non la puoi continuare. Io sono 23-24 anni che sono dentro e certo. Volevo fare. Ci sono queste Olimpiadi con la squadra femminile adesso a Tokyo, ma il prossimo anno, e poi sicuramente dopo si vedrà un po' la situazione. Mi piaceva ritornare a Los Angeles, perché c'è Parigi e poi c'è Los Angeles. Però sono altri, ce ne sono altri. Abbiamo 12 anni. È bravo. E dove cavolo vai? 12. No, vabbè, ci penseremo. Tieni duro e mantieniti così. Che prima c'è la sfida, mi raccomando. Sì, dai. La sfida pesca la organizziamo. Dai, ci teniamo in contatto e dai. Poi salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito, che ci continueranno a seguire nei prossimi giorni, perché questa intervista viene registrata e sarà ovviamente online, è già online praticamente, quindi invitiamo a vederla. Maurizio, ti ringrazio, è stato un onore per noi averti il nostro ospite, ti aspetto in Romagna e avanti a tutto pugno, ok? Grazie a voi, Maurizio. Ciao, Maurizio.